Un sostegno costante per i ragazzi e le famiglie in un ambiente familiare come la scuola. Apre i battenti Gioventù, il centro polifunzionale destinato ai minori di età compresa tra i 6 e i 14 anni di Pagani, promosso da Agro Solidale in sinergia con l'amministrazione comunale, gestito dalla cooperativa Mira. Si tratta di un progetto innovativo poiché sorge all'interno di una scuola, l'Istituto Comprensivo Sant'Alfonso Maria dei Liguori. Lavoriamo a un centro polifunzionale per minori tra 6 e 14 anni, lo facciamo all'interno di una scuola, lo abbiamo fortemente voluto all'interno della scuola perché riteniamo che l'alleanza con la scuola sia fondamentale per dare valore e senso ad una comunità che intende crescere. Lo abbiamo fatto insieme al consiglio di amministrazione dell'azienda, ringrazio anche per la presenza della dottoressa Donnarumma che è voluta essere presente oggi qua, quindi insieme a tante altre iniziative che stiamo facendo anche in altri comuni, ovviamente abbiamo inaugurato un centro minore la settimana scorsa a San Marzano, inaugureremo una struttura analoga la settimana prossima a Sarno, quindi continuiamo ad investire sui minori perché riteniamo che possano essere il futuro dei nostri territori e quindi è molto molto importante lavorarci e investirci. La scuola, l'amministrazione comunale, la SAM, per fare in modo di dare questo spazio ai ragazzi. L'alleanza con la scuola e con tutto il territorio è fondamentale per fare in modo che questo territorio riesca a crescere sempre di più. Noi abbiamo come obiettivo fondamentale quello di ridurre la disuguaglianza all'interno della stessa città e tra ragazzi della stessa città. Quindi farlo in una scuola ed in un pezzo di città che sta provando a rialzarsi, a guardare avanti, per noi è molto molto importante. Ovviamente qui ci saranno in primo luogo uno spazio studio dove il ragazzo viene accompagnato nel suo percorso di studio, poi avremo tanti vari laboratori affinché possa esprimere il concetto della personalità, cioè nel senso che faremo delle attività tipo come canto, street art, musica e tanti vari laboratori affinché possano accrescere i propri vissuti. Questo è un momento di partenza per un progetto che è stato realizzato tecnicamente grazie al lavoro svolto da Agro Solidale, dal direttore, gli assistenti sociali, grazie anche all'impegno del dirigente scolastico, il professore Paolillo, e l'amministrazione che non ha smesso mai di affiancare in qualsiasi problematica e supporto per quanto riguarda questa iniziativa. La cooperativa che gestirà questo nuovo progetto, questo progetto di inclusione, questo centro polivalente per i minori, è anche è un orgoglio anche perché l'abbiamo individuato in una scuola e come continuità delle regole scolastiche. Inauguriamo per il terzo anno consecutivo un nuovo punto di riferimento per la nostra comunità, in particolar modo per le famiglie e per i minori che vivono nel nostro territorio. Lo facciamo lanciando un segnale molto forte, molto chiaro in un quartiere storicamente difficile. Rappresentante del comune di Pagani e sono molto emozionata per essere venuta qui, insomma, di inaugurare questa iniziativa, soprattutto perché è una bella opportunità per il nostro territorio, per la mia città.